Franco Tentore, da questa sera la fondazione Donizetti da privata diventa pubblica. Quali sono i rischi che corre la città? Noi non condividiamo questa scelta. La ristrutturazione del Donizetti, che oggi è fuori norma, e la successiva gestione sono una delle scelte culturali più importanti della città. La ristrutturazione prevede circa 18 milioni di euro di spese, perché noi l'abbiamo voluta globale, non per lotti, seguendo un progetto fatto bene e condiviso dalla sovrintendenza. Pensavamo che l'organismo che potesse realizzare la ristrutturazione e poi la gestione potesse essere una fondazione in partecipazione, cioè un ente privato controllato dal pubblico, il sindaco ne è presidente, così come accade al Gleno e all'Accademia Carrara. Su questo percorso si è mossa all'inizio anche questa amministrazione, che infatti solo dopo 2 anni dalla sua nascita si è accorta che potevano esserci dei pericoli. C'erano dei pareri contrastanti, secondo me bisognava scegliere un super esperto, per esempio Cantone, che ci dicesse in via definitiva se questo percorso era corretto o meno. Non è stato fatto, è stato deciso di abbandonarlo. Ma la trasformazione da privata a pubblica non è obbligatoria, è una scelta politica che è stata fatta dimenticando che una gestione pubblica inevitabilmente è molto più farraginosa, quindi difficoltà nell'assunzione del personale, nell'acquistare beni e servizi, compresi quelli teatrali, nel raccogliere degli sponsor che sono stati un poco illusi di una gestione privata e ora è diventata pubblica. Quindi noi abbiamo espresso un voto contrario, di dissenso. Ringrazio peraltro il dottor Marabini che è stato determinante nel portare tanti soldi nelle casse della fondazione che con la pubblicizzazione della stessa probabilmente non potrà più essere utilizzata. Sai, c'è anche un rischio di vedere i lavori molto lunghi sul Sì, teatro. indubbiamente questa scelta rallenta i tempi. Sono passati 2 anni dall'inizio di questa amministrazione. Ce ne vorrà una per fare il bando internazionale, poi ci saranno 2 o 3 anni per la ristrutturazione, il nuovo Donizetti non lo inaugura Gori.